Buongiornissimo, buon venerdì a te. Per te è quasi arrivato il fine settimana, io sono un pochettino avanti invece con i video e non ti dico di quanto, semplicemente perché, come sai, io e Mila andremo in vacanza, andremo in crociera e per questioni di sicurezza, perché il mondo è pieno di disonesti, il video della crociera uscirà quando poi io e Mila saremo rientrate a casa. Questa è una cosa, se mi conosci, che sai che faccio puntualmente ogni volta che vado in ferie, proprio perché appunto il mondo è pieno di disonesti e così facendo non si sa quando la casa è vuota, che poi vuota non è perché, come sapete, tra Laura e Maria hanno entrambe le chiavi, quindi qua di giorno, di notte, poi abbiamo la videocamera sul telefonino, la telecamera che ci arriva tutto sul telefonino, però non lo so, per una questione di sicurezza mia è una cosa che faccio, se mi conosci lo sai, soprattutto tutte le volte che escono i video delle vacanze, sai che escono quando in realtà io sono già rientrata dalle vacanze. Quindi rimarrò un pochettino vaga in tutto questo periodo, però ci tenevo a precisarti che non sono nella stessa tua settimana, non sono avanti di chissà quanto, però mi sembrava corretto, ecco, dirtelo, magari non te ne fregava niente. A tal proposito mi hai chiesto se andrò alla fiera di Sant'Orso e se te la farò vedere. Allora, se non fa freddissimo vado e sicuramente te la filmo e te la metterò qua e la condividerò più che volentieri qui con te. Allora, dal momento che sia io che Emilia non usciamo più da questa tosse che abbiamo, cioè la tosse sta andando via, però sentiamo, insomma, che non siamo ancora in formissima, abbiamo provato a prendere questo qua. Su Amazon abbiamo pagato 33 euro, mi sembra, per poi alla fine vedere che è un made in Cina anche questo. Mi sa che se lo prendevo su Shein, su Temu, l'avrei trovato e l'avrei pagato la metà della metà. Comunque, bisogna solo capire adesso se funziona. È un aerosol piccolo da viaggio, così almeno ce lo portiamo dietro. Abbiamo preso questo qua, insomma, base naturale. Qua invece c'è il disastro, tutti i vestiti buttati per terra fuori dalla porta perché... Ieri poi all'ultimo abbiamo organizzato una pizza con delle amiche e niente, praticamente odoriamo di cipolla, tutte e due. Cioè poi sai, quando sei dentro il locale non te ne accorgi, come arrivi a casa lo senti, quindi abbiamo lasciato tutto là fuori per non buttarlo in lavanderia, perché la mia lavanderia è comunicante con la camera da letto. Ma come sempre, ovviamente, la mia priorità è il letto. Cioè io piuttosto non faccio i piatti, ma il letto per me ha la priorità. Deve areggiare per forza, ho una fissa per il letto, per il materasso, come sai. Questa fissa è nata quando tantissimi anni fa, avrò avuto qualcosa tipo 14 anni, era venuto il rappresentante della folletta, aveva pulito il materasso con i pezzi della folletta, avevo visto cosa non era uscito. Ma altra cosa, se non aspiro, pulisco spesso il materasso, Milena poi ha sempre il naso tappato, si sveglia sempre con il naso tappato e io puntualmente con gli occhi gonfi, come è capitato più e più volte. Altro acquisto su Amazon, un pochettino forse dovuto, è questa, una stazione di ricarica dove lì metti il telefono, là in quel gancetto che esce, in quello sopra, Milena ci appoggia l'orologio e lì dove esce quel cosino serve per andare a ricaricare le cuffie. Comodo, funziona? Sì. Scelta un pochettino obbligata dal fatto che Mile ha rotto praticamente l'orologio. Aspettate che andiamo di là alla luce. C'è chi qui è arrabbiato perché qua è un pochettino tutto un via vai, perché qua oramai quello che è la nostra palazzina è diventata, man mano che gli inquilini vanno via, qua sta diventando tutto un affittacase per le vacanze. Bello, perché vuol dire che sì, magari c'è il periodo che c'è un continuo via vai, ma c'è anche il periodo in cui io e Milena siamo praticamente sole, noi con gli inquilini di sotto, questi qua
questi qua del cane, che a quanto pare dovrebbero andarvi anche loro, perché so che hanno comprato casa, anche perché gli alloggi sono davvero tutti piccoli. L'alloggio più grande è il nostro, quindi e il nostro alloggio non è grandissimo, quindi figurati come sono gli alloggi di sotto. Avendo un bimbo non hanno neanche la cameretta, quindi so che stavano cercando e a quanto ho sentito dire voci di paese dicono che avrebbero acquistato casa, così almeno anche il cane magari avrà un giardino e non deve stare più in un metro per un metro di balcone. Ho un pochettino la vestaglietta perché non fa freddo, però comunque sì, ho i termosifoni spenti ed è tutto spalancato, quindi fa freschino. Però fuori ti dirò che sembra quasi primavera. Se tiene queste temperature per la fiera di Sant'Orso, questa cosa qua non sarebbe male, perché così vado a farmi un giro. Cosa che se invece, ragazzi, fa freddo, non vado a prendere freddo, perché come sono io, se rimango mezza giornata in giro con quel freddo lì, poi mi ammalo per un mese. Altra cosa che mi hai chiesto è come mi trovo con questo battimaterasso. In realtà, ragazze, come ho scritto in alcuni commenti, poi non ce la faccio a rispondere a tutti, non è un battimaterasso, questo nasce come aspirapolvere e questo infatti è il pezzo dell'aspirapolvere che si utilizza per fare per terra, insomma c'è scritto che va bene dappertutto in realtà. Io ho semplicemente tolto il bastone, quello lì lungo, e per aspirare a terra uso l'affolletto, mentre questo ho visto che insomma mi sta dando soddisfazioni, guarda qua. E quindi non lo uso per terra, ma lo lascio montato così perché è facile e comodo, così riesco ad aspirare il materasso praticamente quasi tutti i giorni. Ah, io so che c'è proprio invece un battimaterasso che nasce proprio come battimaterasso e dovrebbe essere della marca Smaroc. Cosa che, mannaggia me, di quello me ne sono pentita quando all'epoca mi era stata mandata l'email dall'azienda per una collaborazione. Io non l'avevo vista, gli ho risposto dopo 15 giorni. Quando ti arrivano le mail o rispondi, non dico subito, ma quasi, insomma, in tempi spicci, se no poi l'azienda ti risponde come ha risposto a me: Erika, ciao, ormai, ormai quelle là che sono state messe da spedire gratuitamente per chi deve fare video per l'influencer o per chi fa video su YouTube sono finiti, perché credo che come azienda loro abbiano un tot di spesa o un tot di pezzi. Comunque sia, ragazzi, col fatto che ogni tanto si lavora la domenica, il riposo è lunedì, che mille cambia giorno di riposo, io vedo se riesco a prendermelo con lei, cioè io non capisco mai in che giorno, io non capisco mai in che giorno siamo. L'acqua, voi bevete durante la notte? Io quando ho le caldane sì, perché mi sveglio. In automatico poi sempre bocca asciutta e proprio tanta tanta sete. Allora, mi è rimasta ancora tutta la verdura, quindi ho pensato, visto che ieri sono andata a prendere le uova fresche. Ma dove sono le uova? C'è un proverbio che dice chi non ha testa ha gambe. Io in realtà non ho né una né l'altra, perché le gambe, come sai, ogni tanto mi cedono, però... No, ho pure dimenticato di dare le uova. No, ragazzi, ce la posso fare, ce la posso fare. Gliele porto poi oggi prima di andare al lavoro. Ragazzi, voi le uova le lavate? Io sì, anche perché comunque se le metti in frigo poi i contenitori o dei cibi aperti, giusto un po', anche se sono già state lavate, perché si vede che sono pulite. Non sono state lavate benissimo, però boh. Fine, ieri Milena ha messo via tutto, ieri sera quando siamo tornate, quindi ci sono ancora questi da fare e qua ha messo via i miei funghi. Adesso metto tutto nel forno, mentre io invece ancora delle coste, o meglio i gambi delle coste,
Quindi mi sa che farò una frittata con i gambi delle coste e poi appunto faccio questi qua, insomma, metto tutto in forno e credo che qua mangiamo sia pranzo che cena. Calcolo 4 uova, 2 a testa. Mangiare semplice, mangiare di avanzi e di preparazioni fatte nei giorni precedenti, perché in casa normale non si butta davvero via niente. Il niente più totale e assoluto. Il bello del fornetto è che non devi accenderlo prima per scaldarlo come un forno. Perché scalda subito e lo metto fuori. Perché? Perché i funghi sono davvero pieni d'aglio, perché alla fine dal momento in cui Mile, in quello che per me era ieri, per te l'altro ieri, mi ha detto che non rimangiava, ho abbondato di aglio perché io dovrei mangiarne davvero tanto. Ci sono le pastiglie a base di aglio, però mi sono detta perché se l'aglio è una cosa naturale, c'è l'alternativa che è quella naturale principale, perché devo andare a prendere un composto a base di aglio? Non so dirti se mi puzza il fiato di aglio. Ieri gliel'ho chiesto alla mia titolare, gli ho alitato in faccia, gli ho detto. Io ho detto scusa capo, gli faccio masso di aglio, gli ho fatto così, lei mi ha detto di no, quindi. Ok ragazzi, Mille sta arrivando, ho sentito il motore della macchina, non so se lo senti anche tu, non credo. Sono diventata un po' come i cani che sentono e anche il pranzo direi che è pronto. E come al solito si è fatta l'1:20, questo è quello che mangeremo. Quindi i cavolfiori, la frittata, Mileno ho provato a mettergli due funghi, gli ho tolto l'aglio, non so se li mangerà. Semplicemente accompagnato il tutto con del riso cotto a vapore. Allora, questo è quello che è avanzato, quindi ancora del riso, due pezzi di frittata, un pugno di funghi, quindi che scalderemo questa sera. Tutto ottimo. Mile, ti è piaciuto, amore? Ottimo. Mile, in realtà ha mangiato poco perché dovrebbe mangiare molto di più, però adesso si fa i suoi pancake proteici con un po' di Nutella. Perché deve mangiare più grassi, no, perché deve mangiare più grassi. Quindi lei adesso si farà il dolce. Questa sera, così quando arrivo, scaldiamo quello e poi Mile in aggiunta mangerà qualcos'altro, perché per lei è davvero troppo poco. Va bene, ragazzi, io mi ero dimenticata che sono le 1:35, sì? Mi ero totalmente completamente dimenticata che devo escere, perché stavo Pensavo che stavi dicendo devo uscire. anche, e infatti, quindi mi sono andata in tilt, perché devo uscire per le 2, me l'ha ricordato Mile, quindi vado immediatamente a lavarmi e la giornata finisce, no, la giornata finisce qui, no, però comunque sia, si va a lavorare, si torna a casa, si scaldano gli avanzi e ce ne andiamo a dormire e domani l'altro giorno ci vedrà. Oh, Domani è un altro giorno, domani è un si altro giorno, vedrà, si vedrà. ma amore, tu sei sempre bellissima. Guarda io come sono sempre Come no? brutta in vestaglio, Come? Ma sei appena arrivata, sono in tuta, amore. Non sei bella. Grazie per essere stati con noi fino alla fine di questo video. Sono venuta un attimino al Carrefour, visto che è presto, prima delle 3:30 non devo essere in negozio, così prendo giusto due cosette che mi servono. E ci sono, ho preso due pacchi di bugie al forno, quelle che piacciono a Mille. E vado a vedere se per caso è sceso di prezzo il vassoio, che non è indispensabile, però tanto prima o poi deve scendere di prezzo, e quando vedono che rimane fermo lì, perché non lo sta prendendo nessuno, che sarebbe questo qua uguale all'alzatina, è sempre a 7,49. Io sono convinta che se aspetto prima o poi scende di prezzo. Un pochettino come è successo con i miei tessili della Croff, ho aspettato 3 anni e ce l'ho fatta. Di frutta,
però voglia. Ho preso le bugie per 1000, queste qua le solite. E poi non so perché, che non sono solita a comprarlo. Secondo me invece dovrei prenderne un po' di più. L'ho visto, avevo voglia di succo di pera. Mi è venuta voglia di succo di frutta. Comunque sia, non so da voi, ma qua è praticamente scoppiata la primavera, al punto che la mia titolare mi ha appena detto mi dispiace per te, ma devo darti una brutta notizia. Io, ecco che è successo, mi fa, ho già visto una lucertola, che poi fuori tanto quanto riesco a gestirle abbastanza. A me, ragazzi, è proprio solo a casa mia che non ce la faccio, perché ho paura che mi vengono nel letto e mi saltano addosso. Fa troppo senso. Va bene, io bevo il succo e poi vado, che è già arrivata gente. Vi auguro un meravigliosissimo weekend, un bellissimo fine settimana. Rilassati, divertiti, stai con la tua famiglia, stai con i tuoi cari, stai con chi vuoi, ma cerca di stare sempre bene, perché te lo meriti. A lunedì, ciao.